Bonsoir, bonsoir tout le monde, e siamo in diretta. Ma che bella donna che sta salendo sulle scale. Tutto bene? Tutto a posto? E siamo in diretta qui da Alghero, dopo questa bella vista che mi ha passato di fronte. E stiamo ascoltando Influence Music, Whitney Medina, con il suo titolo Rejoice. Mi sto preparando per mettere una radio. E per quello stiamo facendo delle prove. Comunque, ho trovato della bellissima musica. Poi casomai vi passo un po' di titoli. Eccoci qua. Allora, clicchiamo così, così posso fare i saluti. Mettiamo la musica con un volume, anzi, la spegniamo direttamente, se no mi distrago. Buonasera, buonasera Andrea, buonasera Maria Fontana, Angela Izzo, ciao carissima, saluto a tuo marito, possiamo sempre aspettarvi. Ciao Joseph Miniello, il personal trainer, simbolico perché sai, lui ha una strepitosa palestra a Campobasso, peccato che non è qui in zona, se no sai sarei un figurino, mi terrei in forma. Ciao Nuccio, ciao Nuccio, e poi abbiamo anche con noi Carmen Roberto. Carmen o è Roberto? O ti chiami Carmen Roberto? Punto di domanda. Pace a Piera, Maria, ciao Maria, Maria. Poi abbiamo Massimo, Sassandra, Ramona. Patrizia, simbolico, eh sì, Giuseppe, simbolico. Comunque, ciao Cristian, caro Cristian Diletta, buonasera carissime. Catania Forever, abbiamo bisogno di fare le date, per quello ditemi, ho già sistemato le date di Napoli, di Roma, mi manca Elba, Capri. Siamo in Germania, a Monaco e a un'altra città che non mi ricordo come si chiama. Poi siamo in Calabria, settembre, fine settembre siamo in Calabria. E poi a Palermo, anche a settembre a Palermo con il mio carissimo, stimatissimo pastore, dottore, psichiatra Mauro Adrania. Lui è il mio psichiatra personale, sono fiero di essere trattato da lui e lui mi dice che c'è speranza, c'è speranza. Se Mauro mi dice che c'è speranza, allora sono tranquillo. È il mio caro psichiatra personale. E tutti abbiamo bisogno di un psichiatra personale. A me la cosa più bella che mi ha detto Mauro, il pastore Mauro, il mio carissimo Mauro, e che i psichiatri e i psicologi sono i più fuori di testa di tutti, perché in realtà loro hanno studiato psicologia per cercare di trovare una soluzione ai loro problemi e non trovandoli sono quelli che sono messi peggio. No, tu non te lo dicono, ma comunque saluto a tutti i psicologi e i psichiatri che ci seguono, perché ne abbiamo qualcuno. C'è un psichiatra adesso che verrà, abbiamo l'evento d'agosto e sono contento perché sapete che mi piace molto la psicologia. La psicologia è dal punto di vista di Dio, nel senso che la psiche l'ha creato Dio, l'uomo la studia. Allora, la psicologia è lo studio della psiche dell'essere caduto, non di un essere rinnovato. E ho studiato anche in università negli Stati Uniti, ho fatto qualche corso, ma non è quello che, cioè, è più la parte della dinamica della psiche è quello che mi interessava di più, per capire come Dio ci ha fatto, perché la psiche l'ha creato Dio, eh? Poi come ripeto, l'uomo la studia, la psicologia non ti cambia niente, ti aiuta a capire la radice del problema se ci arriva, e ti insegna a convivere con quelle cose lì. Ma non ti cambia la vita. C'era una risposta che devo dare a un fratello che mi ha chiesto che nella chiesa, che lui frequenta una comunità, in questa chiesa adesso è parte di queste, se, di queste si è aggiunto a queste denominazioni latinoamericane che predicano molto anche se non è biblico, sulla
il manto protettivo, no? Che, dove l'uomo ha la capacità spirituale di proteggere un essere umano. E lui è rimasto molto male di questo e da quello che mi dice ha chiesto al pastore, il pastore le ha detto che lui era molto religioso, che era religioso, non molto, religioso. E ci è rimasto molto male e non so cosa fare. Mi ha chiamato per un consiglio e il consiglio che ti do è, guarda, come ho detto già nello studio precedente, non esiste la chiesa perfetta, per quello non troverai mai la chiesa perfetta e se la trovi appena arrivi tu non è più perfetta. Comunque, che cosa fare? Noi andiamo in chiesa per Dio, non per l'uomo. Se tu vai per l'uomo rimarrai sempre deluso. E per quello ci sono tanti pallini di ping pong che vanno di chiesa in chiesa, no? Io parlo, ah, qua non mi piace qui, adesso vado là, e vado qua, e vado là, e divieni senza renderti conto una persona problematica. Perché? Perché tutti i problemi che tu ti carichi di tutte le diverse chiese per le quali sei passato, li trascini dentro. Volente o dolente, perché? Perché appena c'è la sorella che ti dice: come mai sei venuto qui in questa chiesa? Perché nell'altra chiesa il pastore diceva che comincia a essere strumento del diavolo a vomitare tutte quelle ferite che hai nel cuore. E allora lì cominciano a mormorare tutti. Arriva il pastore, te la prendi con quel pastore e poi te ne vai in un'altra chiesa. E arriva la sorella e ti dice: nell'altra chiesa, ma come mai sei venuta da noi? Perché nelle altre chiese mi hanno fatto. Comincia a vomitare tutto di nuovo e di nuovo comincia a espandere mormorazione. Vedi la radice di amarezza, dice: state attenti che nessuna radice di amarezza venga fuori e contamini a molti. E allora ogni volta che tu fai la pallina di ping pong di chiesa in chiesa, peggiori, peggiori. Ascolta. Guarda, oggi sono andato a pregare, il Signore mi ha fatto vedere delle cose belle, belle, e soprattutto per l'incontro questa sera. Quelli che vogliono partecipare all'incontro di guarigione e liberazione, introduzione, parleremo dei traumi, degli abusi, un po' degli abusi dell'infanzia, e sarà una specie di introduzione al corso che comincia a settembre. Per quelli che vogliono iscriversi, potete chiamare a Pasquale, e il numero di Pasquale, non lo so, se qualcuno me lo può scrivere, il numero di Pasquale che non mi ricordo mai, so che comincia con 3, il resto non me lo ricordo. Se qualcuno può scrivere il numero di Pasquale, potete contattare Pasquale e iscrivervi come auditori, è gratuita, non devi pagare le quote socio mensili, è completamente gratuito, e se partecipi come auditori. Se poi vuoi prendere anche il materiale, sì, il materiale, c'è uno sconto per gli studenti, il materiale è l'unica cosa da prendere, come qualunque scuola, scusami. Ma l'iscrizione è gratuita, tu puoi partecipare gratuitamente, non c'è nessun problema. E se hai dei problemi economici, rivolgiti a noi e noi volentieri ti aiutiamo anche con gli studi, e quando Dio ti darà la rivelazione, ricordati di noi quando tornerai nel tuo regno. Ma ritornando a noi, ah, ho visto un post. Ah, vabbè, raccolte di fondo per l'evangelizzazione sulle strade. Fondamentali i soldi per evangelizzare sulle strade, fondamentali. Comunque, perché non ti controlli? Perché non stai zitto? Perché? Perché non dire cose che non devi dire? Ora, torniamo e andiamo alla parola di Dio. Vi ricordo alle ore 20, per tutti quelli che vogliono partecipare all'introduzione di Guarigione e Liberazione questa sera su Zoom. È il numero di telefono di Pasquale. C'è qualcuno? Sabrina da Roma. Sabrina, mi riesci a mettere il numero di Pasquale, gentilmente? O qualcuno di voi che ce l'abbia portata di mano? Ok, Loredana Romano, ciao carissima. Se mi metti il numero di Pasquale, po così possiete chiamare. Ciao Adriano Parisi, ciao carissimo. O Daniele, o Tamara, mi sa che è Tamara, o non so se è Daniele di Catania. Se mettete il numero di Pasquale, mi fate un piacere. Eccolo lì, Carmelo Mari. Mario, Carmelo, qualcuno di voi due? Grazie, grazie. Il numero è il 329-1117, 329-1748-772. Esatto, grazie, grazie, grazie. Questo è il numero di Pasquale. Voi chiedete a Pasquale e lui subito vi darà tutta l'informazione per poter partecipare questa sera
all'introduzione di guarigione e liberazione. Ma andiamo a uno studio molto interessante riguardo alla gloria di Dio. La gloria di Dio. La gloria di Dio. Noi vogliamo la gloria di Dio e possiamo averla perché la gloria di Dio, anche tu non lo sappia, è dentro di te. Non devi andare a Medjugorje, non devi andare a Gerusalemme, Gesù non è più in Gerusalemme, non so se te l'hanno detto, se hai letto il Vangelo non è più, lui è morto e risorto, perché non devi andare a Gerusalemme a cercare la gloria, perché Cristo è risorto e se tu hai ricevuto Gesù Cristo, la gloria è dentro di te. Infatti guarda questa bella novella che dice la Bibbia in Colossesi capitolo 1 versetto 27, Dio ha voluto far loro conoscere quale sia la ricchezza di questo mistero. Allora c'era un mistero da prima della creazione del mondo che è stato svelato per noi. E questo mistero fra gli stranieri è, cioè, Cristo in voi. Ah, che bello! Cristo in noi. Tu hai ricevuto Cristo, il mistero viene svelato e Cristo è la speranza della gloria. La speranza della gloria. Che cosa vuol dire la speranza della gloria? Cristo in noi, la speranza della gloria. Ora, la parola speranza viene dal greco elpis. Elpis, che vuol dire gioiosa aspettativa. La gloria di Dio è la manifestazione tangibile di Dio sulla terra. La gloria di Dio tu la vedi quando? Nella trasfigurazione, nel monte della trasfigurazione, quando lui prende Pietro, Giovanni e Giacomo e si trasfigura la nuvola che è la gloria, che è la stessa nuvola che si manifesta nel tabernacolo quando viene finito, che è la stessa gloria, la stessa nuvola che si manifesta nel Tempio di Salomone, la stessa gloria si manifesta in Cristo, il Tempio di Dio, quando va al monte della trasfigurazione. Ed ecco il regno di Dio in noi manifestato con potenza, con gloria. Ecco la gloria di Dio. E dove tutto diviene luminoso, dove la gloria invade la tua vita e le tenebre spariscono. Ma la Bibbia dice che Cristo in noi non è gloria, è speranza della gloria. Cioè speranza, gioiosa aspettativa della gloria, della manifestazione di quella gloria che è dentro di te, dentro di te. Ora, ricorda questo, dentro di te è la gloria di Dio, dentro di te è l'unzione di Dio. E c'è un processo che vi dirò adesso alla luce della scrittura, con il quale, così come Gesù Cristo è riuscito a tirarla fuori a un certo punto nella sua vita, dove si è manifestato letteralmente, e che sarà con noi quando verrà Cristo a prenderci, ecco quando noi saremo trasformati. La parola trasformati quando Cristo si trasfigura, si trasforma di fronte a loro, quando dice non conformati a questo mondo ma siate trasformati mediante il rinnovamento della mente. E la parola trasformata la trovi quando Cristo tornerà per noi, i morti risusciteranno e noi saremo trasformati alla sua immagine. Ecco dove la gloria si manifesterà letteralmente al massimo del suo splendore, dal dentro verso il fuori. Ma la gloria è già dentro di noi, perché la gloria è in Cristo e Cristo è in me. Io sono il tempio dello Spirito Santo. Ora, ma come tirar fuori questa gloria che è dentro di noi? Punto di domanda. Andiamo alla scrittura. Guarda questo. Ora, Proverbi capitolo 4 versetto 18 dice che il sentiero dei giusti, che è un sentiero di fede, perché? Perché i giusti per fede vivranno, è come la luce che spunta. Ora ricordate che la rivelazione delle tue parole illumina, per quello la fede nasce dalla rivelazione. Aspetta, questo già ve l'ho detto più di una volta, ma registra, segnati questo, prendi una pena, veloce, corri, prendi una pena, butta la sigaretta e prendi una pena e scriviti questo. Ora, la fede viene dalla parola rivelata. La parola studiata produce informazione, e questo, come già l'ho detto milioni di volte, non cambia la vita a nessuno. Oggi ci sono molti pieni di informazione, ma l'informazione non cambia la vita a nessuno. E la rivelazione illumina. Fede è certezza di quello che spero, certezza di speranza, di quello che spero, la stessa parola elpis, gioiosa aspettativa, possiamo tradurlo, fede, certezza della gioiosa aspettativa, manifestazioni di realtà che non si vedono, non che non ci sono, non si vedono. Quando si vedono? Quando c'è la luce della rivelazione, allora si manifesta quello che non si vede, non che non c'è. Tutto quello che Dio ti ha promesso c'è, non si vede, perché quello che Dio ti ha promesso si veda, hai bisogno della fede. Mi state seguendo? Ora, quando io la rivelazione, ritornando alla parola, dice, ma il sentiero dei giusti è come la luce che spunta e va sempre più risplendendo finché il giorno sia pieno.
e il giorno sia pieno. Nota che è rivelazione dopo rivelazione. Ricordate che il giusto per fede vivrà. È tutto un senso questo. E abbiamo cominciato il passo, per chi si ha acceso adesso, dice: Cristo in noi la speranza della gloria, la gioiosa aspettativa della gloria che è in me. Ora tutto comincia, questa gloria che deve splendere come in Cristo, dove lui tutto diviene luce, dove le vesti erano candide come candide, ecco, erano splendenti. Lui viene tutto trasformato, è un processo che lo vede in Gesù Cristo. Ed è un sentiero, così come avete ricevuto Cristo, così camminate in Lui. Come lo abbiamo ricevuto per fede. E il giusto per fede vivrà. La fede è il risultato della rivelazione che produce luce. La rivelazione delle tue parole illumina. E più rivelazione io ho, più risplendo. Fino a quando? Fino a che il giorno è pieno, dove non c'è nessuna ombra. Quando il giorno è pieno, il sole è sopra di te e intorno a te non c'è più ombra. E allora questa rivelazione della parola produce la gloria che ti deve riempire. Ora, ricordati che la conoscenza gonfia, ma se tu passi tempo a pregare in lingue, ti riempie dell'amore. E l'amore non si gonfia, per quello ci vuole questo equilibrio. Non dedicarti tutto alla parola e trascurare la rivelazione, la meditazione, la pienezza dello Spirito Santo. Perché se tu trascuri la pienezza dello Spirito Santo, trascuri l'amore, e se trascuri l'amore, ecco quando c'è l'orgoglio. E quando viene l'orgoglio, la superbia, ecco il pungolo del diavolo che ti mena. Perché la Bibbia dice che prima la caduta c'è l'orgoglio. E Dio resiste ai superbi. Quanto è importante sapere se sei un superbo o no, affinché Dio non ti resista. A volte ti metti a lottare contro altri, non ti rendi conto che Dio sta resistendo a te e non all'altro. Un esempio di superbio, di orgoglio, è quel pubblicano che dice: grazie Signore perché io digiuno due volte alla settimana, do la decima di tutto e non sono come quello là. E l'altro invece non era resistente. Quello era il superbo, quello che pensava nella sua mente che era a posto. Ecco quello che guarda dall'alto. Mio Dio, è più difficile convincere un orgoglioso che è lontano da Dio che al peggior dei peccatori. Comunque, ritornando alla parola di Dio, notate che c'è un sentiero, ecco, c'è un sentiero che deve splendere. Giovanni capitolo 8, 31 dice, Gesù dice allora, no, questo lo saltiamo. Romani 1, 17 dice, perché in esso, cioè nel Vangelo, ho aggiunto qui nel Vangelo, la parola di Dio, la giustizia di Dio viene rivelata di fede in fede. Vuol dire che la parola produce un percorso, un cammino di fede in fede. Ed ecco il passo che Lutero ha utilizzato per dividersi dai cattolici, perché il giusto per fede vivrà, cosa che anche i cattolici hanno riconosciuto. E questo ha tolto il muro di divisione tra i cattolici, la dottrina pilastro di divisione, perché il mondo cattolico diceva che il giusto vive per opere e poi non mi ricordo in 1800, non so quanto, sono arrivati in un accordo, 1900, boh, non mi ricordo la storia. Comunque, al di là di questo, notate che la giustizia di Dio è rivelata di fede in fede. Ogni volta che io ricevo una parola, la giustizia di Dio viene rivelata. Ma la fede mi produce la capacità di fare, cioè la grazia. Per quello la Bibbia dice in Giovanni 1,16, infatti della sua pienezza, della pienezza della parola che produce fede, tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia. Nota questo. Ora, la parola, la pienezza della parola, quando io ricevo la parola, la pienezza della parola, questa pienezza della parola produce grazia su grazia. Perché? Perché la parola rivelata mi produce fede. La fede mi dà accesso alla grazia. La grazia è il bene non meritato. Tu non puoi separare la parola dalla grazia. Ascolta. Tu non puoi separare la parola della grazia. Perché? Perché c'è gente che dice: no, oggi siamo nella grazia, non ho più bisogno della parola. Bugia del diavolo. Perché questo? Perché senza la parola non posso attingere della grazia, perché per attingere della grazia io ho bisogno della fede. Ripeto, la fede e la certezza di quello che spero viene dalla parola. E io ogni giorno ho bisogno della parola, per quello dice che noi andiamo di fede in fede, di fede in fede, un passo dopo l'altro. Ogni giorno io medito la parola, ricevo una parola, perché Dio dacci oggi il pane quotidiano, vuol dire che ogni giorno c'è una parola, e non solo di pane vive l'uomo, ma di ogni parola che viene da Dio. Quella parola produce la fede.
e il giusto per fede vivrà. E ora, se io vivo, io vivo ogni giorno ricevendo il pane. Questo pane che viene dalla parola produce la fede. La fede attiva la grazia. Per quello dice che della sua pienezza noi abbiamo ricevuto grazia su grazia, bene non meritato su bene non meritato, che è il risultato di fede a fede. Un percorso di fede produce abilità di Dio, capacità divina, favore di Dio nei nostri cuori, giorno dopo giorno. Mi state seguendo? Ora, abbiamo partito con il discorso Cristo in noi, speranza di gloria. La gloria di Dio che si manifesta da dentro verso il fuori. Come manifestare la gloria di Dio? Speranza di gloria, Cristo in noi. Ma ogni passo di fede forma Cristo in me. Formando Cristo in me, per mezzo della fede, si manifesta la grazia, di grazia in grazia. È chiaro? Mi sono spiegato? O vi ho dato troppa carne al fuoco? Ditemi se mi sono spiegato. Salvo, mi piace come spieghi in maniera molto semplice e chiara. Gloria a Dio, grazie Salvo. Questo è un dono, questo è un vero dono. Te lo garantisco. Ok, mi sono spiegato. La parola produce, ok, perfetto. Benissimo, benissimo. Andiamo avanti, perché lo scopo non è il discorso della fede, non è il discorso della grazia, ma il discorso della gloria. Noi vogliamo la gloria. Cristo in noi non dice speranza di fede, non dice speranza di grazia, dice gioiosa aspettativa, cioè speranza di gloria. E la gloria si manifesta come il giorno al mattino fino a mezzogiorno. Quando io sono avvolto della gloria non ci sono più ombre, tu non fumi più, tu non ti droghi più, tu non sei più legato, perché la gloria si manifesta completamente. La gloria illumina, questa gloria che di notte illuminava il percorso il popolo di Dio e che di giorno dava riposo. Ma siamo finiti in abbiamo visto uno: io ricevo ogni giorno la parola, medito la parola, entro la presenza, ricevo quella parola che è il pane che mi dà fede, di fede in fede. Il giusto vive di fede in fede. Ogni volta che io ricevo la fede, accompagnata con la fede, c'è la grazia, l'abilità di Dio per fare, il favore non meritato, il bene non meritato, la grazia di Dio, quello che fa sì che tutto il bene di Dio si manifesti sulla mia vita. Ma la grazia è il preludio della gloria. Guarda questo. Ora, guarda questo. Seconda Corinzi capitolo 3, versetto 17 e 18. Ora il Signore è lo Spirito, e dove c'è lo Spirito del Signore, lì c'è libertà. Ora notate che c'è libertà di che cosa? Delle tenebre. Non ci sono più tenebre, qui c'è libertà, qui c'è manifestazione della gloria di Dio. Perché? Perché dice: noi tutti a viso scoperto, contemplando come in uno specchio la gloria del Signore. Ricordiamoci che lo specchio è la parola di Dio, e nella parola di Dio io contemplo la gloria di Dio. Io vedo, mi vedo guarito, mi vedo trasformato, mi vedo un buon padre, mi vedo un buon marito, mi vedo prospero, mi vedo come dice Dio che io sono. Per quello io mi rifletto nello specchio della parola. E poi dice, ora contemplando come un specchio, vuol dire che per mezzo di come Dio mi vede nella parola, che produce la fede e mi dà la grazia, siamo trasformati nella sua stessa immagine, Cristo viene formato in noi, Cristo in noi, speranza di gloria, come di gloria in gloria, secondo l'azione del Signore che è lo Spirito. Allora notate il processo dalla parola, ritorniamo qui, notate che Cristo in noi, speranza di gloria, quella speranza, gioiosa aspettativa si manifesta come il sole che parte al mattino, la parola mi dà la fede attiva la grazia, io vado di fede in fede, di grazia in grazia, di bene non meritato in bene non meritato, fino al punto dove si manifesta la gloria. E la grazia, di grazia in grazia, mi permette, per mezzo dell'azione dello Spirito Santo, di essere trasformato di gloria in gloria. Quello che mi trasforma non è la fede, non è la grazia, è la gloria. È la gloria, ma è un processo. È un processo, perché siamo contemplando come un specchio la gloria del Signore che è dentro di me. Vuol dire che io vedo la parola e vedo quello che io sono, per quello Cristo viene formato, e per mezzo della gloria di Dio che è dentro di me si manifesta Lui. Si manifesta Lui. Ecco dove crollano le catene. Ecco dove c'è Cristo in te. Speranza di gloria. Di gloria
in gloria. Un processo che comincia semplicemente ogni giorno quando ti alzi e dedichi un po' di tempo a meditare la parola di Dio. Sei in macchina, metti un bello studio di parola rivelata. Sei sulla strada, ti fermi un attimo, apri sul tuo cellulare, guardi qualche passo della Bibbia, preghi nello spirito, dedichi tempo a musica cristiana, e questo è personale, nessuno ti può trasformare, solo lo Spirito Santo. La trasformazione non è da fuori verso il dentro con un'imposizione delle mani, la trasformazione viene dal dentro verso il fuori, non dall'esterno verso l'interno. Non è un'imposizione che ti trasforma, è lo Spirito Santo dal dentro verso il fuori, quando l'azione della fede che tocca a te, e quella non la può fare nessuno, ti devi prendere le tue responsabilità, quando passo dopo passo la fede produce la grazia e la grazia ti porta di gloria in gloria. Ed ecco come noi siamo trasformati, tutto per piccoli passi, giorno dopo giorno. Bene, spero di essere stato chiaro. Se c'è qualche domanda, potete farla. Vi ricordo che oggi tra un'oretta e mezza alle ore 20 su Zoom potete partecipare alla introduzione di guarigione e liberazione. Faremo alcune amministrazioni dal vivo e sarà veramente stupendo. Sara Arra, confermo Martin, questo mi sta succedendo quando ho cominciato la scuola biblica con nuova identità. Ho avuto un favoloso impatto. Gloria a Dio per tutto questo. Gloria a Dio. Bene, bene, bene. Benissimo, sì, ottimo riassunto. La parola è il nostro specchio. Produce la fede produce la grazia, la gloria di Dio che si manifesta nella misura che facciamo un passo dopo l'altro. Benissimo, ottimo, sono contento. Buonasera Mimo, carissimo, ci vediamo questa sera, spero, nel corso di Guarigione e Liberazione. Fammi capire come stanno andando i libri, Mimo, fammi sapere, carissimo. Loro sono i responsabili di controllare, di correggere i libri. Benissimo, poi c'è qualche altro? Se non ci sono domande, c'è qualche domanda? Parla adesso! O taci per sempre? No, non tacere per sempre, ma parla adesso. Ci sono domande? Non ci sono domande. Ok, se non ci sono domande vuol dire che o ho spiegato bene o non hai capito niente. Spero la prima. Boh, vi saluto ragazzi, ci vediamo questa sera nel corso tra un'ora e mezza nella scuola di formazione per guarigione e liberazione. Se questo corso è per tutti, è gratuito, Sabrina. Basta che tu chiami a Pasquale e lui ti inserisce nella chat dove ti arriverà il codice. Tu metti il codice su questo programma che si chiama Zoom, che puoi scaricare sul cellulare o sul computer, e da lì ti connetti, Pasquale ti spiegherà tutto, e puoi partecipare gratuitamente a tutti i corsi, guarigione e liberazione, e come uditore puoi benissimo partecipare. O lo vuoi fare seriamente, ti prende il materiale, no, non che non lo fai seriamente da ascoltatore, ma comunque riascoltare tutto a casa con tranquillità è una marcia in più per conoscere la parola di Dio. Bene, ci vediamo questa sera, Dio vi stra benedica e buona Pasqua.